Ehi, ma che succede? Si è fulminata la lampadina? Ah no, si è ripresa. Boh, avrà avuto un attimo il suo momento. Ma ancora? Adesso vado ad accendere l'altra luce. Oh, fortunatamente si è ripresa. Boh, adesso si accendono tutte e due. Tutte e due le luci accese. Non so cosa succede in questa casa. Anche lo stereo. Beh, non è possibile. Anche il goodbye mi fa adesso. No, vabbè, ci saranno gli spiriti qua. Adesso io provo a risedermi e spero di riuscire a leggere qualcosa, perché qua altrimenti il tempo passa, No, anche la televisione. Adesso tengo il telecomando in mano, voglio proprio vedere se si accende la televisione. Provo a aprire il libro. Oh, basta, basta. Ma cosa succede in questa casa? Non è possibile. Parte sempre il telegiornale, basta, basta. Ma cosa sono queste risate? Sento delle risate provenire dall'altra stanza. Vado a vedere. Ma che stai facendo? Ma niente. Sto guardando la televisione. Ma se la TV è spenta, cosa stai guardando? Ah, forse mi sono sbagliato. Questo non è il telecomando della TV. Ma scusa, perché sei uguale a me e hai la mia stessa voce? Ma non ricordi, sono tuo gemello! Dai, smettila! Fammi vedere quel telecomando! Mamma mia, tutta questa intro solo per arrivare qua! Ciao a tutti! Oggi volevo farvi vedere queste 5 prese YouThink. Queste prese qua, come funzionano? Basta posizionarle tra la presa di corrente, collegarla e da questa parte inserirci un nostro dispositivo, quello che vogliamo noi, e comandare a distanza tramite il telecomando. Di telecomandi all'interno delle confezioni ne troviamo due, entrambi con le pile, e queste presettine qua le troviamo già programmate. Nel caso non dovessero essere programmate, una volta inserite sotto corrente, teniamo premuto per 5 secondi l'unico tasto che vediamo qua, che poi funzionerà anche da LED. Teniamo premuto 5 secondi, quando inizierà a lampeggiare noi premiamo il numero corrispondente che vediamo sul telecomando e ovviamente anche sul ricevitore, e automaticamente si collegheranno. Avete anche visto voi che il collegamento ha l'attacco Schuko, quindi la presa tedesca, e se avete un attacco italiano ovviamente dovrete andarci ad inserire un adattatore. Supporta massimo 2300 watt, hanno un raggio massimo di azione di 30 metri. Io l'ho utilizzata anche, ho lasciato questo ricevitorino in salotto, ho girato all'esterno, sono andato anche abbastanza lontano, e più o meno sono sempre quei 30 metri anche con dei muri in mezzo al percorso. Funzionano senza problemi. È consigliabile utilizzare questi ricevitori ovviamente per uso interno, non ha nessuna certificazione, non è impermeabile, quindi utilizzo domestico. E poi volevo farvi sentire solamente, adesso ne ho una sotto corrente, vedete la mia super ciabatta da 20 collegamenti, vabbè, non mi ricordo. Andiamo a premere il tasto on. Sentite, fa clic clac. È l'unica cosa fastidiosa, diciamo, l'unico difetto riscontrato. Poi fatemi sapere voi dove andrete a collegare queste prese telecomandate. Potrebbe essere tipo, io per fare il video, fare l'intro, ho proprio utilizzato queste prese qua per accendere e spegnere le luci con il telecomando. Infatti si vede in un certo punto che
premo proprio il tasto e mi si accende la luce. Vabbè, dai, inconvenienti del mestiere. E potrete utilizzarlo per accendere la TV, o pensate anche solamente in garage. Avete la lavatrice da casa, l'avete già preimpostata, da casa potete accenderla e la lavatrice partirà. Potrebbe essere un'idea, dai. Fatemi sapere, prezzo di vendita 36 euro, più o meno ho controllato anche altri venditori e i prezzi sono più o meno queste per 5 prese con due telecomandi e addirittura le pile. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su YWIN Blog.